Buongiorno a tutti e benvenuti a San Vito di Cadore. Oggi ci troviamo in Veneto, qui nelle Dolomiti Bellunesi, e vi porterò un po' a scoprire qualche sentiero per il lago di proprio San Vito e anche qualche sentiero lì intorno molto facile adatto alle famiglie per una passeggiata tranquilla. Questo è il primo di una serie di video proprio ambientati qui in Veneto e anche in una parte in Friuli, però comunque per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi e se vi va seguite questa serie di video che andrò a pubblicare e venite con me a scoprire San Vito. Ho scelto come punto di partenza per la mia passeggiata il Conad di San Vito di Cadore, che si trova sulla strada principale, quindi è molto facile da trovare e da reperire per partire dallo stesso punto. Dalla Conad si prosegue sulla strada principale fino ad arrivare all'insegna, che è questa qui, che vi manderà appunto sulla strada per il lago di Mosigo. O Mosigo, non so come si pronuncia, quindi non uccidetemi nei commenti, anzi se qualcuno lo sa poi me lo può scrivere. E si va qui, questa strada. Comunque, piccolo appunto, una sola cosa, è pazzesco quante sono belle queste montagne. È stupendo perché poi è particolare, perché proprio dalle case del paesino si alzano dietro altissime queste montagne, veramente bellissimo. Se vi volete sentire in un paesino di montagna senza tempo, di quelli tipici che si vedono nei film o che avete sempre immaginato, venite a San Vito. E dopo neanche 5 minuti di camminata siamo arrivati al piccolino laghetto di San Vito, che però ha un'ambientazione stupenda con queste montagne bellissime. Adesso faremo un pezzetto di giro e poi prenderemo un altro sentiero che vi farò vedere. Quando arrivate a San Vito di Cadore o comunque in un altro paesino della zona, vi consiglio sempre di passare dall'ufficio informazioni, ufficio turistico, perché vi danno un sacco di dritte, cartine, cose da fare, attività che vi possono aiutare. Per esempio, questa cartina di San Vito è molto molto utile. Come potete vedere, noi siamo partiti da qui, da Corso Italia, in questa zona qui c'è la Conad e i vari panifici, pasticcerie. Poi abbiamo percorso questa strada fino a qui, abbiamo preso via Sentinella, abbiamo percorso questo pezzo di pedonale, abbiamo fatto questo pezzetto di giro del lago, qui c'è un parco giochi molto carino per i bimbi, e poi adesso continueremo con un altro sentiero che vi porterò a scoprire. L'intenzione è quella di percorrere questo sentiero, che anzi questo qui, la panoramica, che poi dopo porta all'altro ponte, collega questo ponte e questo ponte, e adesso vi porto a vedere un po' come ci si arriva. Dopo aver terminato il mezzo giro del lago di San Vito, si esce sulla strada principale, praticamente davanti allo chalet del lago, la strada che passa lì davanti, si esce su quella strada asfaltata, che è proprio questa qui, e si inizia a salire verso l'alto, diciamo si percorre tutto il parcheggio e poi si va verso l'alto. Dopo aver percorso un brevissimo tratto, si arriva ad un campo da calcio, che è quello che vedete qui dietro. E poi proprio subito dopo il campo da calcio si gira a sinistra in una strada in mezzo al bosco, molto carina, una strada asfaltata per ora, e vedremo come sarà più avanti. Ed eccoci arrivati, signori, al torrente Boite e al ponticello che ci porterà dall'altra parte, verso il nostro sentiero, il continuo del nostro sentiero, anzi. Ecco qui, non ha un colore invitantissimo, però è molto carino, dai. Qui alla fine, si va di qua, si va di qua, si va di qua, dritti, vediamo. Dopo aver imboccato il sentiero, alla prima curva, si prende la diramazione, dove c'è la sbarra per le macchine, si prende questa diramazione e si inizia il sentiero delle orchidee, che collega il ponte che abbiamo appena attraversato con il ponte dove arriveremo.
qui è chiamato il Sentiero delle Orchidee, ho scoperto che le orchidee selvatiche sono molto simili alle orchidee normali nel fiore, solo che il fiore è molto molto più piccolo e sono tutte messe, diciamo, vicine. Però secondo me potrebbe chiamarsi benissimo Sentiero delle Farfalle, perché nel periodo in cui ci sono io, che è inizio luglio, ci sono veramente tantissime tantissime farfalle di tantissime specie diverse. E è veramente stupendo che ti volano intorno e si poggiano anche addosso agli oggetti delle persone, quindi è veramente veramente carino. Poi è un sentiero comunque adatto a tutti e facile, di difficoltà turistica, segnalato nella mappa come di difficoltà turistica, perché effettivamente per arrivarci è molto semplice anche dal centro del paese e in 20 minuti sei già in mezzo al bosco, gli uccellini che cantano, le farfalle, i fiori, e non sembra assolutamente di stare vicino al paese, perché proprio qui c'è San Vito dietro agli alberi, e quindi ve lo consiglio assolutamente se venite a San Vito o anche luoghi vicini e cercate una passeggiata semplice per i bambini, ma anche per un pomeriggio così tranquillo, è veramente veramente carino. Informazione tecnica: dopo aver terminato la parte centrale del percorso sulla strada forestale, c'è un altro di queste sbarre come quella di prima con scritto divieto di transito, e vi ritroverete nuovamente sulla strada e prendete la strada che va giù verso sinistra e che scende, ed è appunto quella che sto per prendere io adesso. Ma guardate che belli alberi! Siamo arrivati alla nostra meta, ecco l'altro ponticello, poi dopo salirò a sinistra per ritornare sulla strada principale di San Vito di Cadore, cioè proprio un pezzetto piccolino, ci si trova subito sul Corso Italia, che è la via principale, e si ritorna a mangiare, nel mio caso, al laghetto di San Vito, vicino appunto allo chalet del lago. Come vi dicevo, c'è quella strada che sale e lì vicino si vede proprio bene, c'è un'area picnic molto carina, vi metto qui le immagini, e ci sono anche due punti per fare il barbecue, quindi se volete potete tranquillamente usufruirne. E poi ci sono questi tavolini molto carini, visto che ora sta per piovere, penso che andremo lì a ripararci e a mangiare lì sotto. Ma poi voi potete tranquillamente andare dove volete, insomma, ci sono anche ristoranti qui a San Vito, quindi è molto ben fornito, poi c'è appunto il Conad se volete comprare panini. Come potete vedere piove, purtroppo, ma sfrutterò l'occasione per farvi vedere cosa fare nelle Dolomiti bellunesi quando piove, perché può sempre capitare un pomeriggio, una mattina, una giornata piovosa, e quindi questo video vi può essere sicuramente utile. Prime cose da fare quando piove è sicuramente andare in uno dei numerosi passi che si trovano intorno a Cortina, San Vito. Questo è il passo Giau ed è stupendo. La strada per arrivarci è un po' tortuosa, però vi consiglio comunque di venirci se non soffrite di mal di macchina, perché è stupendo, veramente bellissimo. Ma un po' come tutti i passi, però questo mi è piaciuto particolarmente anche per la strada in cui ci si arriva. Da qui si possono vedere le varie montagne. Per fortuna è uscito anche il sole, probabilmente marmorata. Poi, se siete fortunati che vi esce il sole mentre siete su al passo, potrebbe succedere questo, ossia da una parte è tutto sole, tranquillo, e poi dietro ci sono tutte queste nuvole così. Quando vi trovate qui a Passo Giau potete anche fare il sentiero che passa su delle scalette che si vedono chiaramente dalla strada. Imboccate quel sentiero e fate le scale per ovviamente un sentiero più semplice. Se invece ne volete uno più complesso, online ci sono tantissimi blog che ne consigliano. Piccolo inconveniente, potrebbe esserci un po' di nebbia. Qui c'erano le montagne una volta. Da
appuntamento al prossimo video. Vi ringrazio per aver guardato questo, di essere arrivati fino a questo punto. E spero vi sia piaciuto. Per qualsiasi commento, informazione, richiesta, scrivetemi nei commenti. Lasciate like, iscrivetevi, commentate, fate quello che vi pare. Seguitemi su Instagram con @alwaysviaggiare e ci vediamo al prossimo video. Grazie ragazzi, viaggiate sempre!